Lei cosa si aspetta di questa Sersa Convention, che ha poi tra l'altro una valenza particolare in seguito al terremoto? Beh, portare tanti uomini illustri qui sul territorio dove è stata la sede del G8, e quindi più personaggi illustri portiamo all'Aquila, più ci aspettiamo una risposta positiva. In questo momento tutti gli eventi che si realizzano su questo territorio, principalmente, ma in tutto il territorio Abruzzo, vanno celebrati, perché solamente con un'attenzione alta a questi momenti che si può dare sempre più concretezza a quello che è il progetto di ristrutturazione, di rinnovo e di crescita di questo territorio. In un momento difficile c'è necessità di stare sempre più compatti e accorciare la catena tra il sistema bancario, il sistema industriale, le famiglie, le piccole imprese. Pertanto sarà sicuramente da parte di Caripe fondamentale fare un passaparola attraverso la sua struttura e attraverso il mondo imprenditoriale con cui si relaziona, affinché questo sia un evento che chiami e richiami quello che l'Abruzzo oggi merita, cioè un'attenzione più alta per i motivi che tutti quanti conosciamo. Come Convindustria Abruzzo, una terza convention imprese, noi faremo per l'appunto delle proposte che accompagnano la rinascita dell'Aquila per uno sviluppo che si possa estendere all'intero territorio regionale. Si tratta in primo luogo di costruire un progetto strategico organico che interessi tutta la regione e i vari livelli su cui intervenire, quindi chiaramente puntiamo molto su un'innovazione di qualità ecosostenibile, di sviluppo sostenibile legata agli aspetti più innovativi della economia moderna, proprio per dare un'impronta, un impulso che possa avere un futuro da qui agli anni prossimi.